Ciao ragazzi, sono Red in post produzione, vi rubo giusto 2 minuti e poi vi lascio al video. Prima di tutto grazie a tutti i nuovi e i vecchi iscritti per il supporto che ci state mostrando. Il video della stanza è arrivato a 300 mi piace. L'altra cosa che volevo dirvi è che per girare questo video ci abbiamo messo 26 ore di lavoro complessive, che è una montagna. Vi faccio vedere qui sotto la timeline per darvi un'idea di quanto lavoro è stato fatto su questo video. Vi chiedo quindi di condividere, mettere mi piace e commentare il video. Questo ci dà una mano a crescere e a farci conoscere da sempre più persone e portarvi contenuti sempre migliori. Vi ringrazio e vi lascio al video. Ciao. Scusa, non stavo guardando e guardavo lì. Hai toccato sulle nostre facce così a fuoco. Tocca sì. Sulla mia. No, sulla mia. Io sono il capo. Io devo vincere. Sì. Ciao ragazzi, sono Red e oggi abbiamo un video molto speciale in compagnia di un ospite molto speciale. Ciao ragazzi, sono Wargasm, per gli amici War. Sono lo stronzo che commenta i suoi video, nonché suo coinquilino, suo concubino. No, sono lo stronzo che troverete a 6 mm se farete l'immenso, immenso viaggio spirituale e venite a trovare. Presidente. C'è un buco nero, assorbi la luce. Sono dietro. Salve, buongiorno. Niente, c'è anche il nonno. Fuori dal mio terreno. Bene, tornando a bomba con il video, vi siete mai chiesti quanto sono realistiche e soprattutto possibili le ricariche dei fucili, ovviamente pistole, all'interno dei videogiochi? Noi sì. In particolare oggi vi vogliamo parlare di un videogioco che in quest'ultimo anno ha fatto parlare parecchio di sé, ovvero Call of Duty. Si è messo i puffi. Going dark. Oh no no no! Quindi sfideremo appunto la computer intelligence del videogioco per vedere se è effettivamente possibile ricaricare con la stessa velocità. Faccio come al solito un piccolo disclaimer per pararci il culo. Assolutamente necessario. Non giochiamo da più di 50, siamo arrivati a 50 ormai di giorni di quarantena. Sì. Praticamente non giochiamo da 2 mesi. Tra l'altro Giuse ha il tattico nuovo. Partiremo con le pistole perché così partiamo con calma, con qualcosa di semplice. Passeremo poi ai fucili e a fine video ci sarà una piccola chicca per gli amanti di un determinato tipo di arma segreta. Abbiamo registrato prima le clip su COD, ok? Poi faremo effettivamente queste azioni nella realtà. Il discorso qual è? Intanto COD riesce a tirare fuori i caricatori da qualche fessura corporale incredibile che non è il più potente proiettile. Noi abbiamo comunque il setup per cercare di simulare più difficoltà possibile di un operatore. Inoltre, se volete mandarci le vostre clip dove provate la stessa challenge come stiamo facendo noi, siete appunto i benvenuti e le ricaricheremo sulla pagina 6 mm. A proposito di pagine 6 mm, trovate il link qua sotto, ma anche molto più importante, ho aperto la pagina personale unicamente per il software, dove mando anche alcuni aggiornamenti sui video e quando usciranno, quindi seguitele entrambi che vi fate un grosso favore. Sasso, carta, forbice, ta forbice. Ulla, non demorde. Si parte. Bene, parto. Scusate, lo interrompo. Un ringraziamento a Ale Espansione che si è scritto mentre facevamo la intro di questo video. Grande Ale. Grande Ale. Bene, parto io. La mia arma scelta è la G35, la Glock 35. Veramente, veramente figa, ragazzi. Questa è la mia nuova arma, per quelli di voi che l'hanno vista nel video sulla stanza delle armi. Banda alle ciance, sancia le bande e spariamo. Allora, sto usando, come vi ho già detto, la 35. Su COD c'è la 19X, che è una versione un po' ibrida. Comunque, noi nel video abbiamo utilizzato quella col carrello più lungo, con la canna allungata, quindi sono praticamente identiche. Se non per il nome. Perfetto, io ci sono. Sì. Ula, bella pulita anche questa. Questa era buona la prima, se puoi rifarla tanto per deliziare. No. Mettiamo le preferiti così non lo dico. Ok ragazzi, è arrivato il mio turno. Per portarla a termine ho la Beretta M9A3 chiamata Renetti nel gioco.
ce l'ho bella pulita. Tuttavia, ho perso un pezzo. Ho messo il laser nel gioco, quindi è giusto che abbia un impedimento davanti per non farmi andare in puntamento col ditino forte qui. Adesso è il mio turno. Munizioni scarse! Ma perché? Perché non so il pallino. Vanilla, lo so. Allora, qui abbiamo un MK18 della Lone Star Border Patrol dell'Evolution, molto molto figo ragazzi, ho calcio QRS, mirino aim up, unpack davanti che sarebbe il laser lì, e impugnatura Moe, e nel video c'è una Tango Down perché non c'era esattamente quella identica. I caricatori sono quelli normali, c'è... hanno l'estrazione rapida. Quindi direi che possiamo partire, però io faccio un trucchettino, ha corso il calcio, ok, così un po' troppo corto, così ci siamo. Non è colpa mia però, c'è il tasto di sgancio ambidestro lì sotto, questa vale. Ma che vale? Ma per Dio! Carina. A me è piaciuto. Dio. Ragazzi, è il momento. Qua è un po' delicato, è sempre un fucile elettrico, è un 416, COD non ce l'ha, ha il 433, il chilo 141 sul gioco. Cosa cambia? Cambia che ha la leva d'armamento qui, io ce l'ho qui, e cambia che ha il calcio un po' diverso, pesa un po' meno. Rotturatore funzionante. Accessori, la mitica coppia Eutech più Magnifier, abbiamo il laser tattico che qui è un unpack, o anche la torcia che lì non c'ha meno peso, impugnatura Tango Down corta, sgancio rapido, il calcio è quello classico HK, lì c'è quello della Kilo, vaffanbrodo, vada come deve andare. E vinca il migliore, quindi... Il 9. Io non so dove cazzo sia, ma porca troia. Vabbè. Facciamo un'altra giusto per... Mm.
Hai visto? Chiusa quando vuoi. Tu. Bene, ecco le due ricariche speciali. Io ho scelto, che non ho scelto, avevo solo questo, il Magnum 357. Niente, è quello normale, canna da 2 pollici, impugnatura gommata. E sarà un bel dito in quel posto piacevole che tutti conosciamo. E proviamo. Non vuole proprio a pesci quel tamburo, non vuole proprio. No, è proprio perché sei stato con lui tutta la notte che la mattina è più gustoso. Via. Ma allora quando vuoi farlo lo bello! Abbiamo qui l'MP7A1 Navy, versione Navy. Io ci ho sorriato con Mirino che li chiama AMO, in realtà è un crossfire della Vortex Optics. Poi abbiamo un Unpack, che lì è Laser Torch, la aggiungo sempre perché voglio vedere le cose difficili. E un silenziatore Osprey, lì ha quello classico tondo, ma pazienza. Impugnatura Tango Down corta. Questo fucile qua è ovviamente a gas, quindi fuoco alle polveri. Munizioni scarse! Sei caldo, bello? Vai. Rifalla perché c'è sempre il solito problema. Toglia, già è difficile. Ma sì, ma infatti... No! Buttate per terra. Cozzo sì! Bene, 3. Visto che avete visto lui senza cappellino, gli ho fatto il favore di farlo. Anch'io. Non chiedetemelo più. Le cuffie tu non ce le hai? Non ce le ho le cuffie. Ah no, fa schifo. Allora. Bene ragazzi, abbiamo finito. Come avete visto è andato via il sole. Purtroppo non controlliamo ancora gli dei della luce e del mare. Vero. Posso dire che i caricatori non escono dal niente. Quindi alcune animazioni sono effettivamente un po' improbabili. Sì, molte animazioni si basano proprio sul fatto che nel momento nel quale cade il primo caricatore o comunque la mano esce dall'inquadratura, torni su che ha il caricatore che gli è spawnato direttamente in mano. Sì, è un movimento sempre uguale che non ha tutti gli imprevisti che può avere la cordura. Assolutamente, quindi, il caricatore vi si incastra quando entrate, anche quando mettete il caricatore dentro il ricevitore, farlo entrare perfettamente allineato è impossibile, a meno che ovviamente non abbiate il fucile girato nella parte giusta e prendiate comunque un attimino il vostro tempo. Quindi ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia interessato. Ricordatevi di lasciare mi piace, iscrivervi alle pagine Instagram di questi due simpaticoni perché vi teniamo aggiornati, facciamo sondaggi così che possiate anche darci il vostro parere sui prossimi video e in generale chattare con noi due che ci fa sempre piacere, soprattutto quando ci mandate. Soprattutto ragazzi, i commenti. Ragazzi, i commenti sono quel strumento incredibile che vi permette di interfacciarvi subito con noi. E o io o lui rispondiamo sempre. Quindi mi raccomando. E ci fa piacere. Esatto. Vi mettiamo sempre i cuoricini che siete sempre dei topini. Io li metto automaticamente proprio. Sì, io non leggo neanche i commenti ormai. Grazie a tutti ragazzi, mi raccomando, il vostro supporto è necessario. E anche il vostro feedback. Esatto.
Quindi, come già detto, il video finisce qui. E... spolliciate. Spolliciate. No, spolliciate come gli animali, ragazzi. Lo stronzo ha chiesto 100 video per lo scorso. 100 video per lo scorso. Stai zitto. Noni. Io per questo video inedito, per il prossimo video inedito, chiedo altri 100 like, 2000. E soprattutto voglio che voi ci diciate cosa fare il prossimo video. Qui sotto, nei commenti. Assolutamente. Potete anche mettere mi piace al commento di qualcun altro, così magari non vediamo 34 messaggi. O scriverci sotto, sì figa, lo voglio vedere. Usate il cervello. Parlo da parte di 6 mm, adesso noi riapriremo, speriamo, il 18, se Conte, che non sta guardando questo video, Conte sei un grande, non ci taglierà le gambe ancora, giustamente. Restate sintonizzati per settimana prossima la recensione della mia nuova pistola. Qui da Red è tutto e stay hungry. Ciao ragazzi. Ma tanto questa è la parte che metto dopo, sai che c'era sempre la parte quando finale. Vuoi. Perfetto. Dietro la telecamera c'è la suddetta morosa di questo ragazzo. Matte di questa cosa non sa niente, eppure voglio fare una domanda a queste due persone. Lei potrà rispondere da lì dietro, tu potrai senza occhiali. Devi osservare la scena come è giusto osservarla. Ho paura. Dopo aver visto le prestazioni da soft gunner del tuo moroso, diresti che è più brava a ok? O a caricare il suo M4, per cui si è allenato notevolmente tanto, spero anche di c***o. Non risponderò a questa domanda. No, 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 rovinata. No, adesso devi rispondere. È più brava. Però non ho detto cosa. Adesso faccio toglierlo. Sono incredibile! Niente, c'è anche il nonno. Fuori dal mio terreno.